Amici di Sam, ospite questa sera della nostra radio web, mister Antonello Cuccureddu. Benvenuto. Sì, grazie. Siamo vicini alla finale tra Juventus e Real Madrid. Che percentuali dà la Juventus per conquistare il trofeo? Ma non c'è una, sono tutte e due favorite, quindi le metto allo stesso livello, 50-50, e quindi se la devono giocare. La Juventus ha una grande difesa, potrebbe essere l'arma in più in questa finale? La difesa, l'attacco, se c'è un attacco c'è anche una difesa, e quindi sicuramente ha dimostrato di essere una grande difesa, e quindi, però adesso incontreranno dei grandi giocatori davanti, insomma, ecco. Quindi a dimostrazione che dovrebbero ripetersi, perché non sarà facile, però. Certamente. Parlando un po' dell'addio di Totti, lei ha visto la partita, qual è la sua impressione di quella serata? La partita era tutto programmato sull'addio di Totti, però sappiamo quello che è successo, che danno le colpe all'allenatore, ma se l'allenatore deve fare gli interessi della squadra, della società, poi le scelte chiedetelo a lui, perché a me dispiaceva già vedere entrare a 5 minuti alla fine o a 3 minuti alla fine giocatori come Del Piero, giocatori come Totti. Secondo me o li fa entrare prima, gli dà la possibilità, ma a 2-3 minuti non ha senso, non sa. Sì, soprattutto dopo che hanno dato tanto a una società. Ma secondo lei Totti veramente lascerà il calcio definitivamente, intendo quello giocato? Ma non lo so, forse in Italia sì, perché intanto con la Roma ormai ha finito. Adesso non so se abbia intenzione o ha avuto dei contatti con l'estero per provare qualche anno, ma non dimentichiamo che ha già 41 anni, insomma, è già 2-3 anni che gioca pochissimo, quindi dipende se ha ancora gli stimoli e se la gente, non lo so, certo che quando si arriva a un'età bisogna essere bravi a dire di smettere, insomma, nessuno toglie i meriti, i valori di un grande giocatore che è stato, però poi tutto ha un fine, insomma, ecco, quando è ora di smettere bisogna avere il coraggio e l'intelligenza di dire basta. Senz'altro. Parlando un po' del campionato, del Crotone, lei è stato qui in Calabria. Beh, sono contento, sì, sono felicissimo che si sia salvato. Ha fatto un girone di ritorno straordinario, e quindi è un merito va soprattutto all'allenatore, alla squadra stessa che ci ha creduto sempre, alla società, un po' tutti, via. E lì veramente hanno fatto una cosa straordinaria. È come vincere per loro un campionato. Infatti, e qual è il suo ricordo di Crotone, della Calabria? Ah, quelli sono ricordi indelebili, insomma, non si può dimenticare il primo campionato vinto dalla C al B, insomma, questa è stata veramente un anno straordinario, una cavalcata straordinaria, e i ricordi sono sempre lì vivi, insomma, ecco. Ultima domanda, cosa provò a passare dalla Juventus alla Fiorentina? Ma cosa provai? È chiaro che all'inizio, cioè dopo 12 anni, capisci che muoversi, però ci sono state delle trattative un po' particolari, adesso non sto lì a dire il perché e il per come. E poi devo dire che quei 3 anni che ho fatto a Firenze li ho fatti molto bene, anche se ho avuto il primo anno un infortunio, però veramente ho fatto 3 anni e poi sono ritornato a casa, insomma, e ho iniziato a fare l'allenatore della primavera, quindi sono stato ancora per 9 anni nel settore giovanile. Sì, infatti. E io sono nato juventino. Lo sappiamo, quindi lei è una bandiera della Juventus, per quello l'abbiamo contattata proprio per la partita, quindi buona partita, buona finale. Speriamo di arrivare finalmente a questo sospirato triplete, insomma. Questo triplete, senz'altro. Sì. Un abbraccio bene, dalla Calabria. Grazie, alla prossima. Grazie. La Calabria è sempre il mio cuore. Grazie, arrivederla. Arrivederci.